Buon sabato Francesco, buona vigilia! Scusate, ero impegnato a fare un cartello. Boh, aspetta che non è, mi sono già tutte le dita. Buongiorno, santa giornata, che il Signore vi benedica. Buongiorno, sono giorni un po'. Questa settimana è la settimana più importante per la Chiesa, no? Per la Chiesa, quindi anche di sera sono stato con gli amici alla casa di Abramo, abbiamo fatto Festa. no, che festa, abbiamo fatto la passione del Signore in modo potente, grande, con gli ultimi, con i senza tetto, con i carcerati, con gli ultimi, è stato strong. Allora, cos'è? Sono 10-15 giorni che non ci vediamo, 10 giorni? Mi sa sì, 2 settimane sicure. 2 settimane che non ci vediamo. Siamo tornati. Siamo tornati, abbiamo avuto un attimo di assestamento sul nostro Covadis, diciamo, sul nostro, perché appunto anche per capire, per servirvi al meglio, no? E perché sia anche meno stressante. Avevamo un po' di confusione, no? Avevamo, quindi ci siamo guardati un po' in faccia, stiamo cercando di essere al miglior servizio per voi che siete il nostro tesoro. Va bene? Stavo scrivendo. Che poi, scusa, adesso non so perché Federico è quello, è l'inglese, l'americano, lui quando sogna in americano, in inglese, lui quando sogna, non è che sogna come noi, ciao, ciao Tony, Mariette, no? How are you? Guardate cosa sta, io spero che sia scritto giusto. Cosa c'è scritto? No chiacchiere, l'originale. Siamo gli originali, perché altrimenti ho visto che stiamo facendo scuola anche, siamo nella nostra umiltà, anzi nel buttarci allo sbaraglio, no? Perché ci siamo buttati, inventati, no? Questa forma di vendita, no? Di vendita appunto sui canali, YouTube, su Facebook, no? E quindi stiamo veramente andando forte, stiamo andando. Non posso dire troppo forte perché sarebbe male, però siamo andati troppo forte. Infatti, avevo tutti i capelli fuori via dall'aria. Guardate, Guarda cosa abbiamo. sì, Abbiamo la scuola. ecco, grazie. No, questa è una borsetta, questa qua. Questa è bellissima, Però questa. insomma, dai, Perché viene ha la gente. moto da duro, c'è cioè quelle moto là, Chopper. le chopper, guarda, è bellissima, sarebbe un accessorio bellissimo. Allora, no fake. Cosa vi propongo oggi? No, proprio per dire no, no chiacchiere. Posso mettere giù per Certo. dicere, eh? Quindi, e anche per essere un po' coerenti con il nostro modo di proporsi, no? In questa trend, perché tante volte lo facciamo, no? Facciamo prezzi generalmente promozionali, no? Facciamo prezzi promozionali sui canali appunto online, e in più anche questi prezzi promozionali durano per di solito una settimana, no? Di promozione sui nostri due punti vendita, che sono, noi siamo intanto lo scampolo dei fratelli Antonioli, abbiamo due punti vendita, uno a Rovigo in Viale Portaggio 44 ed uno ad est dove stiamo trasmettendo in questo momento in via Ateste 3/C. È sabato mattina Siamo e chiusi oggi, eh? oggi siamo chiusi, quindi siamo un po' in tranquillità, ci stiamo un po' riorganizzando, ci siamo presi due rete, tanto perché forse, ecco, no, forse stiamo anche valutando di cambiare un po' l'arredamento un po' nel negozio, perché sapete, ecco, vedete dei manichini dietro a me, vedete anche dei stand. Sia la Daniela, mia moglie, che anche sul altro negozio, la Isabella, stanno veramente avendo risultati importantissimi, e quindi siamo qui per dare anche spazio loro maggiore per avere migliore visibilità, proprio sia per i clienti che seguiranno le loro dirette, le loro promozioni, che anche per i clienti che sono su Raggio. Compatibile con i nostri negozi, non raggio chilometrico, di venire e di vedersi serviti al meglio e di vedere di gustare veramente i nostri prodotti, che sono alla grande, sono
abbiamo veramente sia mia moglie che la Isabella sono veramente la grande. Ok. Una cosa, siamo operativi con le spedizioni in Europa. Abbiamo cominciato veramente, sì, alla grande, abbiamo cambiato anche un po' gli operatori, proprio per contenere anche i prezzi, sia per noi che anche per i clienti, quindi stiamo vendendo anche lì alla grande, stiamo veramente un passetto alla volta, stiamo facendo questa scala. Siccome so che tanti ci seguono dalla Germania, dalla Francia e dalla Spagna, dalla nostra Lidia dell'Inghilterra, sì. Ecco, possiamo spedire anche a voi. Sì, ieri sì. Abbiamo fatto vi faccio un esempio. Ieri abbiamo spedito un pacco da 3 kg, l'abbiamo super assicurato, perché sì. Fate conto che solo di assicurazione noi ci abbiamo messo qualcosa come 12 euro di assicurazione. Il pacco in totale è costato, esagerando, sì. 30 euro. 30 euro, però, 30 insomma, euro però è super assicurato, sì, anche, ecco, super rapida la consegna. Abbiamo fatto no, tutti i servizi, ecco, anche, massimo, per, anche perché dentro ci sono generalmente anche quei tessuti, sì. Ma specialmente i capi d'abbigliamento e quindi hanno un valore. Quelli. Ecco, ricordiamo anche, in Italia invece a partire dai 8,90 euro. Bravo, ecco. Sì, perché ho sempre in mente il prezzo vecchio, perché ci siamo accorti che già anche a 8,90 euro siamo un po', però insomma ancora ce l'abbiamo, però stiamo trovando compromesso anche per questi tempi un attimo di buco. Basta, finito, sennò la gente dicono che sono logoroico, che sono. Mi ha chiamato in settimana un fornitore, non un fornitore, un produttore di seta, no? un fabbricante di seta, che ha ottimi rapporti da 40 anni, anzi amicizia, e sapete, avevo presentato tempo fa dei Dussess, no? Dei Dussess, poi dice... No, no, li faccio solo... Sì. La puntata è seta. Seta, no, ma arrivo lì, ecco, questi sono due... Solo due che però mi ha chiamato, scusa, ha detto mi sono dimenticato di darti che c'erano ancora gli abbinamenti. Scusa, guardate, c'erano gli abbinamenti che si era dimenticato di darmi 20 giorni fa. Allora sono tornato indietro, l'ho amichevolmente rimproverato. No, ecco, questi li presenterò la settimana prossima, anche perché sennò già, guarda. Francesco, una cosa importantissima. Sì. E stiamo cambiando. Gli orari, infatti, ci stiamo riorganizzando anche per seguire meglio le spedizioni, soprattutto. Questo per seguire, infatti, adesso lo leggo. Al martedì ci sarà mia moglie Daniela, Dani Fessio. Al mercoledì ci sarò io, quindi non più al sabato mattina. Al giovedì Isabella, Isa Fessio. E al venerdì Daniela ancora con Dani Fessio. Questo proprio per fare meno, gestire al meglio gli ordini. Cosa ha detto? Ora sono andato là, ho brontolato in questa fabbrica, in modo amichevole, poi insomma avevo già la colomba di Pasqua da portarsi, ne avevo due bellissime artigianali, no? Che avessi comprato, non avessi comprato, avevo già il regalo. E io ho detto, già che sono lì, ma sì, già ti premio, no? Anche e guardate cosa mi ha dato, una partitina di pura seta, che adesso vi presenterò. Per contattarci con noi, questo numero telefonico WhatsApp che vedete qui, sì. Preferiamo che ci inviate un messaggio, così rimangono iscritti. Avete una prelazione, chi prima prenota una prelazione su un diritto insomma, diciamo in modo benevole, di primo ordine, diciamo. Ecco, la settimana prossima, da lunedì, siamo anche noi chiuso perché è lunedì dell'angelo, sono di Pasqua, quindi i vostri ordini telefonici, non rispondiamo al telefono, se anche, posso anche aprire il telefono per vedere un po', vi dico la verità, no, perché anche, non dico che la curiosità è femmina, no, ma anche io, insomma, dicono che ho un lato B, come tutti gli altri, ho il lato B, e quindi anche io sono curioso a volte, no. Però, vi chiedo anche, dateci fino a giovedì, perché sono sicuro che non sarà una puntata bomba questa qua, certo. Con offerte strepitose, mai viste, non in Italia, in Europa, e quindi lasciateci, non preoccupatevi se martedì la Sabrina o la Elisa non vi rispondono, cioè guardiamo tutti i vostri messaggi,
li mettiamo su un database sul computer e li cerchiamo di gestire al meglio, va bene? Con le vostre richieste, volete le foto, un video, facciamo quello che volete, però lasciateci 2 o 3 giorni di tempo, come fanno tutte le ditte. Ecco, perché noi abbiamo, ho provato nel giro a acquistare il mantello di Superman, ma non c'era, cioè, quindi per, cioè, ho tentato, e ora mi tocca fare i saltini, però non volo. Bene, ok, cominciamo. Ora, tutta seta o al limite qualche rotolo, misto seta, dirò il 99% dirò le composizioni, e anche questa volta dirò anche sulla maggior parte dei tessuti che presenterò anche che tipo di seta sono. Va bene? Via, la proposta 1100. 1100, questo è un burette di pura seta. Burette di pura seta, sembra un lino, no? Invece è tutta pura seta, e ha un'altezza di 108 cm. Ah, cosa faccio? Solo per questa settimana, che va da oggi, sì, da oggi, ora che la trasmettiamo, saranno le 3, 3 e mezza, dalle 3 e mezza fino a domenica, la prima domenica di aprile, sì. Questo prezzo avrà solo per questa settimana, va bene? Anche perché già con mio fratello abbiamo litigato, che sono un passo, è tutto, guardate che prezzo. Sì, sì. Tutto a 6 euro al metro anche oggi? Sì, sì. 6 euro al metro. E membri dell'altra volta che ci ha creato una confusione perché tutti la volevano, guardate, ecco, non vi arrabbiate, diamo preferenza a chi prima invia il messaggio. Ci sono clienti che già durante la trasmissione fanno lo screenshot, e dicono mio, dico, io voglio il numero 1000 rotti, certo. Mio, va bene? Se a metro ci dite i metri, se invece è a numero, eccetto a tutta, dite mio il numero ed è vostro, va bene? Quindi, lavendo questa burette di seta pura, vedete che effetto ha? Veloce. Bellissimo, ha una trama stupenda per fare anche completi, qualsiasi capo, e no elegante, cioè è un completo così costa una follia sui negozi, intanto... Trovatelo, no? Perché non, trovatelo, perché non è facile trovare negozi che hanno tessuti così. Di solito questi sono destinati alle grandi maisons, alle grandi firme, ecco. E quindi costano migliaia di euro un capo di questi qua. E tante volte, ricordiamo, abbiamo tessuti che usciranno tra 2 anni. Questo è un classico, no? Comunque, questo è vero, sì, in genere sì. Quindi la proposta 1100, ve la vendo, 1110. 1110 ve la vendo a metro, ve la propongo a metro, scusate. A 6 euro. 6 euro al metro, adesso cominciamo. La proposta è 1111, vedete, sono ancora tutte alte, sono misurate dalla ditta, quindi poi noi ve le controlliamo, quindi mi sono fidato, ne ho preso 2 o 3 a caso ed erano giuste, vai a leggere cosa c'è scritto, certo. Per piacere. Allora, è una saglia sapé 100% seta alta 140. Ne ho 2,90 m, sì. A 6 euro il metro, la vendo tutta intera per 2,90 m. Una saglia sapé, va bene? Quindi questa qua, 17,30 € avete 3 metri. Metri, quasi 3 metri. 3 metri, guardate, ecco, questo è il dritto, guardate questa saglia, vedete proprio la classica lavorazione diagonale, vestito, camicette, giacche, con qualsiasi, questo ha il peso giusto veramente da capo, anche da capo a spalla, 2,90 m, va bene? La proposta è 1111, vai, 1112, lo apro, quindi ho 2,40 m, anche questa la vendo tutta, guardate che, allora, è organza saglia, di seta, cioè organza di saglia, con lavorazione a saglia, guardate che lavorazione, guardate, però è difficile perché un'organza, guardate, quindi non è la classica tela di organza normale, questa è addirittura lavorazione a saglia, ne ho 2,40 m, la vendo tutta intera per 6 euro al metro. Quindi moltiplicate per 6, fate per 2,40, va bene? 14... Va bene, l'importante, vedi i colori? 1112, va bene? Grazie. Un attimo che dico il colore, esattamente questo. È benissatore. Sì.
stabilizzatore introvabile, perché ho detto in tutta Europa sono più forte oggi. Va bene, poi ho questo è un twill quattro capi, un twill da fare anche. Cos'è un twill quattro capi? È la lavorazione della, intanto quattro capi è la lavorazione del filo della seta, come il cashmere. Il cashmere può essere, quando ho acquistato un cashmere, può essere due fili, quattro fili, diciamo, ecco, dipende naturalmente, i quattro fili ha dei micron del filato più fini, quindi più filo, più fine il filato e più è sì, costoso. Pensate che in Australia una balla di filato? No, sì, di lana grezza per essere, no, della famosa capra. E una balla vanno all'asta, la battono all'asta, mediamente costa 250.000 euro una balla, cioè, quelle caprette che hanno veramente un titolo di lana grezza, cioè, speciale. Quindi un twill 4 capi 100% seta, ne ho 2 metri, la proposta 1113, sempre la vendo tutta intero a 6 euro al metro, va bene? Quando vedete tutta la lettera T, vuol dire che tutto il prezzo dovete prendere. Ecco, tutto 6, il prezzo. 6, 12, 12 euro. 12 euro, cioè un tweet, guardate che blu. Va bene? Questo è il blu. Questo è il blu, va bene? Ok. Poi, altro tweet 4 capi. E questa è la proposta 1114. Anche qui ne ho 2 metri. Adesso scusate, no. Ripeto. Comunque ve li controlliamo i metri, tutto quanto, perché ripeto, vi sto dando le misure che, fidandomi delle, certo, sono state misurate a macchina queste qua, certo, non a... Sì, sì, anche perché guardate, quindi qui 4 capi 100% seta, altezza 140, sì, va bene? Bordo. Guardate che bolospen, guardate, sempre per fare qualsiasi capo, camicette, quello che volete. Un consiglio alle ragazze, no? Abbiamo avuto qua ospite la giovane Emma. Okay, Emma. Emma. E lei ci ha raccontato un po', no? Anno per anno che cosa fa. Sì, sì, ecco, sì. Se siete al terzo o quarto anno e state facendo una camicetta, state imparando a fare le camicette, ragazzi, la seta pura oggi vi costa meno del cotone o della viscosa o del poliestere va bene. La proposta 1115, anche questa la vendo tutta intera, sono 2,5 metri, quindi leggi, sì, un sifon con lavorazione pelo, e questo proprio oggi in termini, diciamo, proprio non dico scientifici, ma proprio come andrebbero detti. Stupendo, guardate, ha una morbidezza che è incredibile. No, non è che sia pelo, vuol dire che hai i peli. Ecco, boh. Ok? Bello. Si vede? Guardate, ha una... Questo anche, aspetta, anche perché tutte queste proposte, sempre per la nostra missione di incentivare le scuole di taglio e cucito e le fattorie. Siamo i migliori in Italia. Create. Poi, la proposta... Anche perché siamo noi i primi a dirvi. Con 12 euro fate una camicetta che poi se volete la potete vendere a 200 euro. Sì, più. Sono cose che non hanno prezzo. Queste, io sto oggi vendendo opere d'arte. Va bene, aspetta, scusate. Perché... Ringraziamo chi porta pazienza. Sì, scusatemi, diciamo, però vediamo anche come non mi riesce a entrare in trasmissione. Questo... smetto di fare questa roba qua. No. Allora, la proposta 1116, crepe sablé, 100% seta, ne ho 2 metri, vendo tutto il taglio per 6, 12 euro al metro, guardate. Altezza 120, altezza... Bassino, però sì, però no, mi sembra un po' più alta, l'ho visto prima, lo danno, no, 125, ecco, l'ho visto prima che è un po' più alta, però io dico sempre le misure minime, comunque, guarda, vedi il punto? Questa la camicia anche da uomo, anche io penso. Anche da uomo. Un leggero crepe, bellissimo. Sì, va bene? Guardate, inquadra l'ultimo, va bene? Sì. Ah, un'altra cosa vi faccio vedere, scusate, perché qua dicono che a Bologna che non peteniamo le bambole, no? Guardate l'anno di produzione, scusate. Scusate. Avete visto l'anno di produzione? Esatto. Esatto. Quindi non vi propongo i tessuti dell'età della pietra, eh? Tessuti che hanno?
mesi, settimane. Va bene, cioè, guardate, cioè, queste sono le etichette, guardate, sì, sì, sì. 2024, sì. Ecco, e queste etichette non le faccio io, no. Non le faccio, è impossibile magari, non neanche un po', anche perché non avrei tempo, va bene, allora, questa è la proposta 1117, 1117, guardate, che cos'è, è un chiffon organico, fatto, vuol dire che queste, i bacchi da seta non sono stati trattati con i prodotti chimici. I bacchi da seta non sono stati trattati con prodotti chimici. Quindi, se qua lo scrivono, vuol dire che questa avremo un valore di, io penso, avvistate qualche centinaio, sicuramente 80-100 euro al metro. Rosa, ne ho 2 metri di tutto il pezzo, 12 euro. Non ce n'è in tutta Europa. Non ce n'è in tutta Europa. Guardate che delicatezza di prezzo. Non ce n'è in tutta Europa. Oggi veramente vi faccio io il regalo di Pasqua. Va bene? Ok. La proposta 1118. Ne ho 3 metri, un val di seta. Ecco qui, anche perché portando giù dal camion ho perso i cartellini. E quindi... però insomma l'ho analizzato. Succede anche questo. Giusto, ecco. Per dire che non li facciamo noi i bigliettini, no, se no. Li facessimo noi, ecco, vorrebbero fare così. Scusi, esatto. Ecco, no, va bene, è la proposta 1118, sono 3 metri, guardate questo, tinta, sì, tinta nudo, tinta sì, cipria, sì, sì, introvabile, la va bene, 3 metri, fate qualsiasi cosa. Ragazzi, anche un spolverino stupendo, sapete, un copri, oppure... Per chi va ai matrimoni, sapete, anche un bellissimo camicetta con copri-spalla. Assolutamente. Va bene? Ragazzi, come cameraman cerco di prendere i colori il più realisticamente possibile. Vado avanti, dai, perché ne ho una marea di farvi vedere. Oh, sempre qui ho perso circa una decina di cartellini, porca miseria. La proposta è 1119, ne ho 2,5 metri. Questo è un voal, lavorazione crash, cioè stropicciato. Non è perché non è. Guardate che rosso. Rosso passione, lavorazione stropicciata. Incredibile. Ne ho qua 2,5 metri. 15 euro per 6. Una volta lavato. Intanto va lavato come fosse un capo che costasse 300-400, minimo 300-400 euro. Quindi, comunque lavato, lavaggio delicato. Delicato, non lasciato a bagno. Il crespo resta un po' come il plissé. Sì, resta. Hanno il trattamento, certo. Diciamo, hanno certo. Il trattamento fatto apposta. Ho 2 metri, la proposta è 1120. Altro twill, oh là, altro twill, vedete? Un twill, 4 capi, ne ho 2 metri, quindi sono 12 euro. Adesso guardiamo il dritto, è questo qua, eccolo qua. Guardate che meraviglia, eh? Va bene? 2 metri, fate anche un vestitino, fate. Poi... Wall sempre ha un wall stropicciato in pura seta. La proposta è 1121. Ecco, perché vedete che hanno mi mettevano sono i metri, ma oltre anche i cartellini, però ripeto, con la fretta pioveva e questo l'altro carica di fretta perché pioveva e questo c'era poi ha grandinato poi anche dopo, cioè quindi avevamo. Allora, una domanda. Allora. Si dice da voi che anche da voi se piove sulle palme c'è il sole sugli uovi, sulle uova? Sugli uovi, tesoro, vedi? I bambini che piangono non mi fanno dormire. Guardate, è la proposta 1121, allora sono 2 metri, cioè pura seta, guardate che, vedi la tinta? Allora, un attimo, vedi la tinta, questo cos'è, un verdino, un lime leggero, delicatissimo, ecco, elegantissimo, lo ma mi... guarda, no, vorrei che inquadrassi l'effetto stropicciato, vedi, che delicatezza è, vado veloce, se no dicono che sei via addormentata, ma davanti alla... la Sabrina mi fa vedere tutto, è sempre un altro, la proposta è 1122, è sempre un twill 4 capi, un twill 4 capi, ne ho 2 metri 100% seta, guarda, ragazzi, da che camicie, cioè sono cose che non troverete mai, io credo mai più, allora, dopo di più farò vedere un
Io penso che è difficilissimo di presentare un lotto così, a me sarà quasi impossibile di presentare un lotto così, cioè, proprio altro che portare la colomba. Una tela di pura seta, 3 metri, e la proposta è 1123, guardate questa tinta bellissima, pesca, tinto pesca, no? Sì, Rosa. Non guardate, non l'ho rosa stirata, l'ho presa così, ripeto. Ha fatto 1000 km dalla mattina alla sera, andare e venire, va bene in questi giorni. Ok? La proposta 1123, sono 3 metri di tuta 18 euro. Ripeto che poi però ve la controllo e voi la pagate 6 meno, 6 meno, sempre 6 euro al metro, va bene? Quindi non voglio fregare nessuno. L'altro crepe di seta, altro crepe di seta, sempre questo è un 4 capi, se neanche ho perso, ripeto, sono 3 metri. Sono 3 metri e la proposta è 1124. Questo viola, è un vinaccia, 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 vinaccia. come si chiama? No, Si melanzana. melanzano. Amore, Daniela, come la chiami questa tinta qua? Sì, è un melanzano. Tinta melanzana, che non è viola, viola. Va Sì. bene? Sempre a 3 metri, sempre per 6, 18 euro di tutta. Poi. Andiamo verso la prima fila, ne ho quattro di fila oggi, è lunga oggi, dai via. Poi, oh, tanto è Pasqua, se piove, dovrebbe piovere, quindi domani dicono, qualcuno, cioè, scommettono che domani piova, quindi dove andate? Guardate, guardate noi, anzi passate parola, se non sai cosa fare, cosa guardi? Guardi le trasmissioni mie, la mia, e poi guardate, e si mi avanza quella di Daniela, quella di Isabella. Ora, la proposta 1125 è una tela di, guardate il pennarello, purtroppo la carta lucida non prende il pennarello, le etichette lucide. Sono 3 metri, 3 metri, questa è una classica tela, di pura, classica, dico, come dire, Sì, adesso mi pura sono seta, pura seta. Pura seta, camicia anche qui da uomo stupende. Poi, ti racconto una cosa, scusa, mi racconto l'intermezzo. adesso però ho caldo. Adesso, mia moglie ha detto prima: levati giù il coso, sennò dopo sudi, tu sei vecchietto, dopo stai male, no? More, guarda, more. No, non si può. Ho fatto il gesto dell'ombrello perché fuori piove. Giusto? No, No, scusate, dai un bacino. lasciate, Dai un bacino ma a lasciate Daniela. un po' della mia Dai un follia, bacino alla dai. Daniela, dai un No, bacino alla non Daniela. è. No, non è facile. Sono completamente sudato. Cioè, non è facile stare qui. Cioè, quindi mi devo scaricare un po' la mia tensione. Dai, scusate di questo gesto. No? Cioè, mi sono bruciato il venerdì santo, il giovedì la lavanda dei piedi, la cena indoor. Mi sono bruciato tutte le. Sì, domani farò 3 mesi per recuperare. Una tela satè, ne ho la proposta 1126, ne ho 3 metri, questa tela satè. Guardate cosa vuol dire, guardate l'effetto lucidino. Si vede? Guardate io cosa stavo guardando. Vediamo Ah, Daniela, la i Daniela. bambini, I i nostri no nipoti. bambini, i nostri nipotini. Va Guarda. bene? Si vede? Non devo aprire di più, no? Si No, vede? si vede, farà Nero praticamente. bellissimo, con 3 metri fate qualsiasi capo, qualsiasi vostra. Eccolo qua, 1126, 3 metri, va bene? Scusate anche il mio raffreddore, perché ripeto, Ecco, sono allora scusami, 1000. volevo dire una cosa, no? Allora, Ah, questo è bello. quest'anno festeggiano i 10 anni di matrimonio. Allora, noi 10 anni fa, io e mia moglie siamo andati in California e siamo andati a vedere i vari negozi, no? Perché in Scusate. California è molto. Aspetta, che ti soffio il naso così. Sì. Scusa, Olio, scusa, non è no? per. Scusate infinitamente, ma Allora, non si ce la parla facevo più. 2014. California è sempre un po' l'epicentro della moda, Sì. delle cose più strane. C'era un negozio di tessuti. Siamo entrati dentro, c'era la seta pura. Così, io parlo di 10 anni fa. Allora, un metro di questa seta pura qua, In dollari? in dollari, costava, io mi ricorderò sempre l'etichetta, 78 dollari al metro. Al Bello! tempo c'era il cambio favorevole, vuol dire che a me Sì. costava 58-60 euro al metro. Però ragazzi, noi oggi ne stiamo vendendo a 6 euro al Sai, metro e ricordiamo,
cose del 2024. No, non c'è scritto. Ok, voilà. Guardate Abu Dhabi medio, questa è la lavorazione della seta, 100% seta naturalmente, e ne ho 2,5 metri. Anche da uomo questo qua, anche camicia da uomo, stupende. Non guardate, vedete, ho ancora tutte come era stata immagazzinata. Ringrazio, anzi, vedete, che si era dimenticato di darmi una fornitura, quindi ritornavo. Ma, cioè, io non ho fornitori, ho amici, non ho clienti, io veramente ho tesoro, amici. Allora, sempre un sifon di seta, ne ho 2 metri, la proposta è 1128, anche questa di 2 metri. Di 2 metri, guardate che è molto delicatissimo, questo è signorile, veramente, guardate che... Sono tantissimo le maniche. Sì, ma anche c'è. Veramente elegantissimo, seta pura, morbidissimo, non è bacucca, no. Insomma, ecco. 2 metri, la proposta 1128, prima fila, via! Via, prima fila, scusate. Ok, cominciamo. Allora, 1129, vedete? Io non l'avevo mai sentito in vita mia, raramente ti dicono i nomi qua. Un poplin, cioè, scusate, un poplin di pura seta. Di solito si usa il poplin sul cotone, no? Questa là, questa di memoria. Poplin. No, Mary Poppins. No, Mary Poppins. No. A proposito dell'ombrello, no? No, gli faccio pubblicità, siamo cresciuti con Mary Poppins, io sono cresciuto con quello, e lo zucchero, ecco, era nera, ne ho 2 metri, posso 1129, veramente, i fili sono sempre sì, perché, sì. Vedete, la lavorazione classica che fanno il cotone, pregiato, no, il cotone filato, invece hanno una, io penso che è introvabile, sai, una cosa così, cioè, ce n'è una, sai, ce l'ho io in Italia, Poi, questi invece hanno diversi metri. Questa è un'altezza di 110 e la posta 1100 è un 4 capi questo qua, è una seta 4 capi, la proposta è numero 130, questa vi do la metratura corretta, è alta 110, non guardate perché era in piedi, insomma, va bene? La Sabrina vi dice tutto, guardate che lavorazione, tinta fango, cos'è, come lo chiamiamo, tinta fango? Grigio medio. Guardate, anche da camicia da uomo, stupenda questa qua, questa è stupenda, 1130, non guardate, quindi considerate di prendere qualche altezza in più, va bene? Proprio perché non è altissima, la proposta è 1131, sempre un bel blu, 1,70 m, la misura perfetta per una camicia, ciao Sabrina. Ciao cara, è un til 4 capi, 100% seta, guardate sempre l'anno, 1,70 m di lunghezza, calcolate per 6 euro cosa vi costa, guardate che blu navi, un blu navi stupendo. Questo, eccolo qua, bellissimo. Un blu navi stupendo. Guardate anche che i riflessi della seta, che effetto. Cioè, questa possiate dire, no? Questa anche sto proponendo cose anche per andare a matrimoni, no? Cerimonie, matrimoni, adesso iniziano tutte le stagioni dei matrimoni, delle crismi, comunioni. Un'altra tela di seta, 1132, qui ne ho due. Battesimi. Ne ho 2 metri. E non guardate lo scotch, guardate, è sempre tipo 4 capi, un crepe di sin, tipo la versione crepe di sin, scusa, va bene? È un crepe di sin la versione, va bene? Perfetto. Poi, questa è sempre una tela di seta, si vede, sono 3 metri, la proposta è 1133, ecco, questa è una tela di seta, invece l'altro era un crepe di sin, sempre guardate la morbidezza, la camicia, i vestitini, è stupenda. Potete fare anche bincherie intima, chi piace, scusa, perché è giusto. Posso dire anche federa da letto, perché... Nera, insomma, a parte forse qualche pezzo per fare le federe da letto in giro. Va bene? Ok, 1133, ne ho 3 metri, la vendo tutta insieme.
per tutta, quindi, ciao cara, 18, quindi 3x6 18, qui ho due pezzi della stessa, però non so se è la stessa gradazione, sì. Rosso passione. No, non ve la do, io pensavo di venire unita, sì, comunque ve la dico, ok. La proposta numero intanto 1134, è un twill 4 capi di 100% seta, ne ho, qui ne ho un metro e mezzo, guarda la lavorazione del, eccolo qua del twill, guardate. Con un metro e mezzo fate già una bella camicetta, è già una bella misura, anche un vestitino, maniche corte. Il colore ragazzi è proprio quello che vi arriva a casa. Rosso passione, stupendo, rosso passione. Rosso passione. E qui ne ho sempre un... sempre 2,40 m, sempre quadrato. Voglio vedere se il codice è uguale. No, il codice è uguale, il quindi codice è diverso, il codice è quindi magari sapete ha una diversa tonalità di rosso del pantone, insomma, sì, ha una diversa qualità del il bagno è leggermente diverso. Il bagno può essere leggermente, io però se volete sì. 2,40 m e 1,50 m non è che spendete, sono 3 4 con cosa sono con 3, cosa? 3, questo, 3 con questo 9 euro. Questo 9 euro hanno tutto. 9 più... 6,12, 6,15. Ma neanche, euro, neanche come dici... 24 euro. Sì, più o meno. Va bene, avete... Va bene, guardatelo. Arrivo. Va bene, la proposta è 1134, se volete è 1135. Potete prendere... Io consiglierei di prenderla, di non farvela sfuggire. Sì, tutti e due. Perché sembra... Se anche può avere un bagno differente, però è minimale. Vista da... Cioè, non si... Aspetta, diciamolo bene. Noi non lo notiamo. Noi, no, non lo sto vedendo. Anche, quando l'ho anche ieri quando sto mettendo i numeri non riuscivo. Però è giusto dirlo, insomma, certo. Che non è lo stesso numero di serie. Allora, è un crepe di seta, è la proposta 1136. Oh, che miseria. Eccolo qua, questo bellissimo, di pura seta, bello, bello pesante, coprente. Non so. Sempre vedo, non vedo, vedete questo? Molto elegante, ma voi vedete la morbidezza che poi scusami, che numero era? Perdono, 1137, sempre un altro crepe di seta, quindi ho 3 metri, però non so se sono 3 metri o 3. Sì, anch'io 3 metri, sì, perché poi 3. Guardate questa tinta. Bianco naturale, sì, un bianco naturale buono. Questa ragazzi l'avete vista, un milione, okay. Su un milione di capi, sì, costosissimo, sì, questo va bene, è quella famosa, è crepe, lavorazione crepe, 1137, 3 metri, poi qui c'è ogni metratura, questa è stupenda, ho presentato un crepe da camicetta, questo è già invece un crepe di pura seta, un più coprente, potete fare anche da sposa, cioè questa io penso che è la per fare vestiti da non dal matrimonio, ma proprio ma proprio una cosa, la superate, è un crepe veramente stupendo, di qualità e di peso, guardate, bellissimo. Ma si vede tanto in cimosa, sì. La cimosa si vede che questa ve la do, è una follia, ripeto, però per solo una settimana, sì. Spero di venderla, come anche no, così mi rimane, certo. Perché è introvabile, cioè, questo ti fa quando viene vengono clienti, cercano tessuti importanti, li ho, sennò tutti e due punti vendita. Crepe, la proposta numero 1138, questo vi do il metraggio che volete. Vedete, anche rispetto a prima, vi faccio vedere, sì, vedete? Sì, grazie, si vede. Va bene, ok. Poi, 1139, e questa è una seta slavata, la famosa seta slavata è bellissima per fare le camicie, soprattutto anche da uomo, da donna. Ha un peso meraviglioso, ne ho 3 metri, sempre per la vendo 3 euro al metro, quindi 18 euro di tutta. Oh, questa è una tela, occhio, sì, quella qua, sempre, anche qui ne ho 3 metri, leggerissima, e sembra una bava, sembra, proprio a proposito di bave da seta, pacchi da seta. Allora, è una tela di pura seta, leggerissima, purtroppo non ho però me la posso...
è incredibile anche da trovare sui circuiti dei negozi normali, e ne ho 3 metri, la posta è 1140. No, guarda, questo effetto, no, è la seta, è l'importanza del titolo del filato, questo che lo rende così, non è che, cioè, qui no, non c'è trucco, non c'è inganno. No fake! No! No fake! No fake! No fake! Bravo, bravo. Oh. Mi passi tu? No. La proposta è 1141. È un voile di crepe stropicciato, un crepe voile stropicciato, guardate, anche questo ultra elegante, vedete? Questo dopo bianco, questo è un dopo bianco. Ciao, chi era adesso? Sì, adesso va bene, ne ho 3,5 metri, la vendo tutta, la vendo. E insieme, quindi calcolate per 6 euro al metro, 1141, questo era la 1145, questo è sempre un altro crepe, 2 metri di pura seta, è un crepe coprente questo qua, assolutamente sì, qui dice 2 metri, però qui si vede che con la confusione ne ho... Forse l'ho macchiato, vi calcolo per 1,85 m, perché certo. Vedete se che l'ho appoggiato, certo. Con la pioggia, no, non con la pioggia, sì. L'ho caricato male, però ve lo calcolo giusto, la Sabina, state tranquille. La proposta è 1145, va bene? Sempre 6 metri, 6 euro al metro, ok, adesso andiamo verso quasi l'ultima fila. Oh, là. Questa è una mussola di organza, mussola di organza di seta pura, cioè, mussola di organza di seta pura. Andiamo a vedere questa meraviglia, veramente, oh. Mussola, è impalpabile. Cioè, io penso che costerà centinaia di euro. No? Da noi sempre 6 euro per una settimana. Per questa settimana, nero, vedete, mussola di organza, 100% seta, la proposta è 1143. Va bene? Poi, oh, si fa un doppio crepon, vai su, sempre qui con la, oggi è bellissimo, cioè, è cultura anche per me, è cultura, sì. Cioè, veramente mi sto facendo anch'io, perché da volte compri, anzi, tante volte perché più chiedi informazioni, no, e poi più ti aumentano il prezzo, no, allora chiedi se mi sordino, no, ma cos'è questo qua, plastica, poliestere? No, sei pazzo, questa è seta, no? E devi sempre fare come Totò e Peppino, no? Certo. Allora, ma è pura seta oppure seta? Oppure seta, esatto. Oppure seta. Allora, sempre guardate l'anno di produzione. 2024, cioè. Ma grande. Ma si chiama Mario questo mio amico. Grande Mario, ti voglio bene. Buona Pasqua. Anche da parte dei miei clienti che acquisteranno questa seta. Allora, perché sapete che la Pasqua dura anche dopo, anche no, siamo sempre anche dopo, non è che domenica sera cala, no, va bene. 1100, se fa un doppio crepon, 1,20 m, purtroppo solo 1144, va bene. Guarda, ma guardate la lavorazione. Guardate la lavorazione particolare di questo tessuto. Guardate che, cioè, se andate al matrimonio vi mettono in prima fila qua. No, vi metto in fondo perché fate sfigurare la sfusa. Poi, un altro crepe di pura seta, alta 150, questo dopo bianco. Wow. Oh, guardate. Ragazzi. Guardate che meraviglia. Cioè, sto vendendo opera d'arte. 1142. Ieri mattina sono venuti dei miei fornitori che sto acquistando cose bellissime dal sud Italia. Voglio. Mi piacciono. Io andrei a vivere anche laggiù. Ho amici. Anzi, ho provato le ferie nel Salento quest'anno. Speriamo di arrivarci. Speriamo di arrivarci. Va bene. Amo il sud.
so che vai in Salento, ma so che ci vai con gli amici, cioè con gli amici che stanno là, no? Sì, vado, quindi io. Preparati. No, lo so, ho aumentato di 2 kg, sono aumentato. Quindi sono in Sicilia, sì, lo so. Vado da amici, vado a casa di famiglia, insomma. Certo. Crepe di seta 2,50 m. Guardate questo verde, non è verde militare, c'è un verde militare. Sì, è un verde militare quasi. Introvabile. No, 2,50 m, sempre la vendo tutta per 6, no, a per 6 euro al metro, non avendo tutto, cioè tutto il pezzo, però dovete acquistare tutto il pezzo. Altro crepe di seta, 1,25 m, questa è pochina, però magari fate qualche lavorino, può andare bene lo stesso, insomma. Ecco, questo è un crepe nero, va bene. No, è la seta, perché magari non vorrei mai, Non c'è niente, proprio la tramatura delle tutte le fibre più nobili hanno cioè, i micro sono ok, poi la qui vi do, ecco qui vi dico che è misto seta, però è un KD accettato. È un KD accettato, guardate l'anno di produzione, guardate sempre l'anno di produzione, KD accettato di seta 68%, c'è 32% seta. Il 32%, quindi vuol dire sintetico zero. Non c'è plastica, non c'è nylon, non c'è poliestere. Guardate, è bellissimo. Va bene? Wow. Ok, guardate questo, bellissimo, questo KD incettato. Perfetto. 1,90 m ce n'è qui, la proposta è numero 1148. Vendo tutto il pezzo. Moltiplicate per 6 euro al metro, moltiplicate. Ok, poi la proposta 1148. Un Georgette Saté. Oggi è veramente... Un Georgette Saté. Io vorrei che vedesse la lavorazione incredibile che hanno. E anche, sento il tatto. La mano, ragazzi. Un crepe Saté, 100% seta, ne ho 1,40 m. Ne ho metto, moltiplicate per 6, la proposta è 1149, una camicetta di salto fuori qua. Con 8,40 euro. Poi ho un chiffon, sempre la versione pelo, come avevo fatto solo prima, avevo misure un po' più importanti. Scusate, perché non voglio strappare. Allora, guardate, però, sempre io, cioè. Vorrei dire una. Non si può, siamo a Pasqua! Siamo a Pasqua! Sì. La prima con gli ombrelli, sono guardati gli ombrelli prima. Sì. Scusate, mi inginocchio della mia volgarità di prima. Va bene? Allora, la proposta è 1150, è un chiffon con la lavorazione pelo, è una tecnica di lavorazione, ne ho 1,50 m. Per 6 euro fa 9 euro di un tessuto che costerebbe 30-40 euro al metro. Al metro. Via, vai, che devo. Che oggi è sabato e voglio andarmi a riconfessare delle mie mancanze. Io avrei bisogno di un sacerdote, un bignami. Sapete che c'è? Ogni tanto lo tiro fuori, confessami. Perché... Sì, sì, sì. No, mai. Mai. La proposta 1151 è un satin opaco di pura seta, ne ho 1,5 m. Bellissimo. Vedete? Wow. Elegantissimo. Guarda. Elegantissimo. Bellissimo. Elegantissimo. Oh, eccolo qua, sì, vedete? Se anche opaco tende un po', è proprio, è purtroppo quando hai qualità di filo superiori è impossibile che non sia lucido. È impossibile che non sia, cioè, perché, no, cioè, bisogna dargli i pugni, cioè, stai di fermo. un soggetto tre capi di pura seta, mamma mia, scusate. È sempre produzione 2024. Giuseppe, tre capi pura seta, 100% seta, 1 m. Con 1 m fate già qualcosina. Fate già. Ok? La proposta, ho detto, il numero 1152. Scusami. Volevo fare anche dopo la mia solita prova con la mano. Sì, sì. Per la trasparenza, scusami che ne approfitto, scusami un attimino, guardate. No, è comprendo. Guardate, bellissimo. Va bene. Oh, questo è bellissimo. Questa anche non è pura seta, ma una lavorazione
mi sono innamorato subito, appena anche la Como. Allora, guardate questa tessuta, anche da sposa. O per... Allora, è un crepe con 80% seta e... poliamide. Ecco, questo qua sì, però... Intanto serve poliamide per no, 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 si vede per fare questa lavorazione sì, poteva, doveva servire per forza, perché sì, sennò non riuscivo a fare questo. Okay, però è lo stesso tempo è morbidissimo, importante, è importante, diciamo questa qua, ripeto, ha l'80% di sì, va bene. Guardate che lavorazione, sono 3 metri, la proposta è 1153. Per tutto 6 euro al metro, non so, tu acquistate neanche il poliestere puro, cioè 100% poliestere, 87. Ce l'abbiamo 10 euro al metro. Ecco, poi questo sembra, questi nomi, questo è un peccato che ne ho pochi metri, pochissimi metri. Intanto è la proposta numero 1145 inverter satin 100% seta, guardate. Wow. Guardate che, wow, che raso, cioè, che rasetto, ma che effetto impalpabile, che una vestaglia, parliamo sì, non dico binchere, ma una vestaglia da casa di questo tessuto costa sui 3.000 euro sì. Sì, un, sì, una vestaglia con questo tessuto posso avere, costa sui 3.000 euro sì, per dire l'importanza della, ne ho purtroppo solo un metro, però fate già qualcosa con me. Allora, viene fuori una camicetta con la manichetta corta. Sì, ma è stupendo. Altra cosa. 1155, siamo quasi alla fine. Portate pazienza agli ultimi. Un pongé, tre capi. 100% seta, un pongé. Eccolo qua, guarda. Un pongé, tre capi. Ne ho 2 metri. Sempre produzione... Voilà. Dell'età della pietra? No, 2024! 1155, la vendo però sempre, anche qua, tutto il pezzo, per 6 euro al metro, quindi 12 euro, un pongé, 100% seta. Poi, e anche questa qua è una tela di seta, ne ho 2 metri, è una panna, cos'è, una tinta sì, latte, sì, sì, eh? Ne ho 2 metri, scusate la mia scrittura col pennarello, perché tutta stamattina ho litigato con i pennarelli, perché la carta è lucida, porca, era una... Certo. Così. Allora, 2 metri, ne ho 1000, e la proposta è 1156, di 2 metri, la vendo sempre per 6 euro al metro di tutto il pezzo, una tela di pura seta. Sì. Bellissima anche questa qua, qualsiasi cosa. Federico, mi allunghi, perché è tutto quanto così... Sì, è così, scusa, perché... Ripeto, ieri sera ho fatto tardissimo, ieri sera sono cotto. Allora, anche questo è un misto seta. Allora, è un twill di seta stretch. Allora, questo è dichiarato stretch. Stretch vuol dire, aspetta, ho le dita. Infatti c'ha l'elastano, e da un po'. Ecco qua. Ecco, non tantissimo, perché... sino più c'è stretch più si allunga, però questo è in modo delicato, perfetto, elegante deve essere. Ne ho 3 metri, la proposta è 1157 e quindi per 3, giusto? Sì. Per 3, eh? Aspetta. Così facciamo vedere la tinta, sì, tenue, perché non vorrei poi i numeri della... Certo. Qui c'è anche per risalire all'azienda lì, quindi certo, dopo certo, al limite poi me la copio. Va bene? Certo. Questo rosa delicato, eh? Va bene? Certo. Sì, ok, certo. Ok, poi lo metto qua, perfetto. Oh, qua. Questo era indeciso se presentarlo o no. Ce n'è. E qui ce n'è di... Questo è un cadì di misto seta. Ce n'è di polpo. Aspetta un po', però... Aspetta, non inquadra me che voglio una cosa, perché sai perché? 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 Ti dico poi perché? No, e non voglio... Vi voglio fare un regalo. È di una grande firma. È di una grande firma. Guardate, ora ve lo faccio così, vedete, no? Lo potete usare sia da una parte che dall'altra. Ha un peso, non è classico TD, proprio perché c'è tantissima seta, perché
i tre classici che girano abitualmente sono eccolo qua, l'ho visto, hai visto che c'era la Fenway? No, sì, non è quadro mica. Ecco, ho capito, non voglio caspiteria. Ok, ve la taglio, ecco, vi arriverà il tessuto tagliato dove c'è la cimosa. L'ho acquistato regolarmente, ma l'ho detto, vendolo, cioè non è che si sono eccedenze di produzione, perciò quindi non regalo, io l'ho pagata per carità, però ho detto, guarda, ti faccio un regalo personale, se io te devi dammelo per mia moglie e mia cognata, che anche perché è introvabile, cioè per me adesso no, però vi taglio la firmetta, capito? Non arrabbiatevi, va però, bene? Ecco, non arrabbiatevi, ma però vi faccio un regalo per 6 euro al metro, guardate. Misto seta, di solito non sono i cadì, sono con l'acetato, con la viscosa, con un po' di poliestere, questo di sintetico ha quasi proprio, posso? Guarda, come lo pieghi? Devo fare una carenata di nostri secondi. Ho gli ultimi tre, okay. Ho gli ultimi tre quarti. Ora, è un crepe, è seta acetato, questo qua, lo dico, però se non c'è, guardate, questo crepe, ne ho 3 metri, la posta 1159 e la vendo sempre tutto il pezzo, wow, 3x6 18, guardate, che bello. Seta, non è poliestere, eh? Non è poliestere. Andiamo verso, oh, questa è una seta 4 capi, guardate che rosa, introvabile, è la proposta 1160, guardate, è una seta qua, misto seta 4 capi. Però quando l'ho presa mi sembrava seta pura, invece poi non è stata. Però è morbidissima ed elegantissima, freschissima anche sulla pelle, veramente impalpabile. Poi, 1161, finiamo con la 1162. Questo è una tela di Santum, 100% seta. E questo l'abbiamo preso da da un stilista che faceva cose che, con seta proveniente dall'India. Però questa è la qualità più bella della seta indiana. È quella che non sa odore, quella che non c'è, le qualità. Guardala, si vede? Ha un'altezza di 90 centimetri, quindi è la produzione più bella. Vedete? Si vede la tinta? Questa è veramente una chicca incredibile. È una chicca incredibile, eh? 1161, sempre per, vi do i metri che volete per 6 metri, poi lo chiudiamo con questa seta, si dice tipo gravatterie, ma è particolare, alta 70, adesso lo guardate perché è alta 70, vedete, è ricamata, vedete l'importanza del ricamo. Vedete? Guardate cosa c'è. Bellissimo, eh? Andrà bene per San Valentino, ti ha dito il calendario. E... Oppure te che sei sempre innamorato della Daniela. Tagliamone. dai. Beh, no. È la settimana santa, quindi oggi non abbiamo litigato più di tanto questa settimana. Quindi l'amo. Dai. Ma dai che scherzo. Vai Francis! No, fake! Ok. Oh, dei scamperi. Ah, abbiamo anche dei scamperi di una grande firma. E non so, e volevo presentarveli e non so se fare magari 3 euro al pezzo. Siete pure di 2,50 euro al pezzo. Adesso vediamo, ne ho diversi, non avevo. Cosa mai chiamate la Sabrina e chiedete. Certo. Oh sì, minimo 60 centimetri, 50 centimetri, 60, 2 e mezzo, è bellissimo di quel tè, è un crepe veramente slavato, un crepe, guardate che introvaglio poi, certo. Introvaglio anche, ti piacciono anche quelle tecniche, introvabili. Wow. Vi voglio bene, scusate, buon sabato, altra cosa vi dico, so di aver fatto... casino, no. Confusione se, con questa cosa qua so sicuro che farò confusione, mi sa che farai tempesta, no? No, nel senso di dire che non la vendiamo a chi prima si prenota, cioè mi prenota
però in modo certo, perché quando noi, ecco, ci sono persone, clienti che dicono provatemi 20 tessuti, no, domani dopo ne scegliono 3, 4. No, purtroppo non funzionerà più così, perché abbiamo avuto i famosi disguidi che abbiamo avuto, proprio è stato anche causato da tenere fermo le cose, poi magari le riprovavamo, se non è stato altri clienti, allora mi dai questo, siate certi di quello che volete. Noi la Sabrina, ripeto, entro giovedì noi andiamo via per la scaletta, se voi poi non ci dite, vi diamo tempo, un breve lasso di tempo, non di giorni ma di ore, se entro un'ora non ci dite con le foto magari che mi ha dato la Sabrina, siete o sì o no, così la rimettiamo subito nel nostro circuito di vendita, sennò diventiamo matti, se no bisogna sempre correre dietro e avanti, indietro, e le maestranze sono quelle che sono, quei tempi che sono, no, ecco, vi dico un'altra cosa, sono stato appunto in settimana a Como, poi sono andato a Varese a Gallarate, e ho trovato chiuso degli artigiani in cui andavo a prendere le tovaglie, cioè, quindi vuol dire che queste guerre, le pandemie, le guerre, stanno devastando l'economia. Cioè un settore commerciale, un settore veramente storico italiano sta scomparendo a causa proprio di questa confusione mondiale che c'è in tutto il mondo ormai, no? Sono 63 guerre, ci sono, attualmente ci sono 63 guerre, oggi, questa mattina, ci sono 60, oltre 60 guerre, poi quelle che sono le più famose adesso in Israele. Ho amici e vendo, cioè, propongo merce io a clienti, a lussisti israeliani, anche questi sono disperati, cioè, no. È un macello in questo momento. Non perché siamo israeliani o palestinesi, no, perché no. Ci con loro. Sapete, il mio amico israeliano vende la merce ai palestinesi, cioè fra il popolo si ama il popolo. Sì. Io vi posso dire che il popolo hanno... No, purtroppo la politica è così. Il popolo, lui vende il grosso dei suoi tessuti, che è uno dei due più importanti in Israele, e lui dice: io la vendo a tutto il mondo arabo, ma non perché sono Israele e guardo i soldi, ma perché a me lavoro per passione, lavoro, no? E quando hai la passione non guardi certe ideologie, no? Va bene, una preghiera, dai, per Santa. Veramente che signore, oggi è giorno di lutto, sapete, no, vi invito anche io oggi, adesso finito qua, adesso Marico, vado a fare anch'io un giretto a Don Gesù, alla croce. Certo. Grazie, 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 che signore vi benedica, ciao. Ciao Francesco.